Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche con latte condensato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono latte caldo, latte condensato, uovo, zucchero, lievito di birra fresco, farina di tipo 00, sale, burro, aroma di vaniglia o aroma di brioche, latte condensato e burro per farcire. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte caldo, lo zucchero, il latte condensato, il lievito e l'uovo ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina. Il sale. L'aroma di brioche o aroma di vaniglia. Chiudere con il coperchio senza il misurino ed azionare il bimby in modalità spiga per 8 minuti e dal foro del coperchio man mano aggiungere il burro. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento a far lievitare per 1 ora e 30 minuti circa. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Estendere con il mattarello. Fondere il burro, aggiungerlo al latte condensato ed amalgamare con un cucchiaino. Spennellare tutta la superficie del pan brioche. Arrotolare. Tagliarlo a tocchetti e posizionarlo su uno stampo a ciambella ben imburrato, da circa 30 cm. Coprire con pellicola e lasciar lievitare in forno spento per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il pan brioche. Adesso lo spennelleremo con un tuorlo d'uovo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. Abbiamo ripreso il pan brioche dal forno. Adesso, ancora caldo, lo spennelleremo con il resto del burro con il latte condensato. Lasciare intiepidire prima di sformare e servire. Pan brioche con latte condensato. Grazie e alla prossima ricetta!